Che oggi è che giovedì? 3:30? Sì. E giovedì ci troviamo al della Vittoria di Via Nazionale di Castelfrentano, sedute di allenamento dei nostri allievi di mister Gabriele Di Felice. Tra poco usciranno anche i giovanissimi di mister Giovanni Di Felice che stanno ancora nello spogliatoio. Per notizia, gli allievi questa settimana, sabato, non giocheranno in quanto fuoriranno della giornata di riposo programmato di campionato. Così come la prima squadra, giocherà solo i giovanissimi, gara anticipata sabato, giocherà i giovanissimi di mister Giovanni Di Giulio contro la giovanile Chieti alle ore 15:30 di sabato 4 novembre. Viene di che 4, ma almeno 3, perché se vogliamo fare un lavoro tattico ci vuole la seduta dove si fa solo 2 ore di lavoro tattico. Perché se no non ne usciamo con 2 allenamenti il martedì e il giovedì, eh? Quindi cerchiamo di trovare. Il mister sta dando le raccomandazioni ai suoi ragazzi. Siamo reduci da 2 sconfitte consecutive, la prima a Ortona giovedì scorso e la seconda sconfitta domenica mattina sul nostro campo al nuovo di Via Olimpia di Castelfrentano. Adesso dobbiamo riprenderci e giocare così come sappiamo giocare. Non siamo secondi a nessuno, quindi adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e giocare come sappiamo giocare. Ognuno deve dare l'anima, si può anche perdere, ma bisogna uscire dal terreno di gioco con la maglia intrisa di sudore. Allora sì, si può anche perdere, è tutto, fa parte del gioco. Noi non è che assediamo i nostri atleti, la prima cosa è che si devono divertire e poi giocare, socializzare con i compagni. Ecco il nostro Michele, Cristian Caran a seguire con la maglia gialla, Teddy Mate il capitano, Donofrio Gabriele, dopo c'è Lorenzo Coniberti, Antonio Costanzini, Del Bello Riccardo, Nicola Perrucci, Emanuele Giallonardo. Alessio Ceroli, Bartolomeo Cirillo detto Bartolo, qua c'è Amedeo, Alessandro Verdenzetto, Andrea Del Bello, tutti qua. I portieri si stanno allenando al nuovo con il preparatore atletico Gaspari, mister Gaspari Aurelio. Ok, allora prendiamoci una palla, andiamo 7-16, 8 in un quadrato e 8 sull'altro. Dove messi?